Benvenuti ad una nuova puntata di Qui Salute Magazine. Siamo con il dottor Fabrizio Grilli, chirurgo ortopedico, Buongiorno. con cui parliamo di artrosi dell'anca. Partiamo dai disturbi che accusa il paziente, passando poi ovviamente agli esami che devono essere fatti fino alla soluzione del problema. I pazienti che presentano artrosi dell'anca il più delle volte accusa dolore a livello dell'inguine. Questo dolore si associa ad altri disturbi che sono rappresentati principalmente dalla difficoltà a mettere, ad esempio, le calze, le scarpe, e ad arrivare poi nelle forme più gravi anche a una grave limitazione della deambulazione, che può portare nelle situazioni estreme anche a una importante zoppia e l'utilizzo di stampelle. Normalmente la diagnosi di artrosi dell'anca viene posta con l'utilizzo di una radiografia e si può anche integrare con esami molto più specifici e sensibili che sono rappresentati dalla risonanza magnetica che ci aiuta quando il dolore è dovuto sia a un'artrosi, ma tante volte anche a un'osteonecrosi, cioè una necrosi della testa e del femore, che può essere un'altra causa di dolore a livello inguinale. Il paziente, prima di arrivare all'intervento chirurgico, ha la possibilità di terapie mediche e riabilitative, cioè fisioterapiche, e terapie anche conservative, quali le infiltrazioni intraarticolari ecoguidate di acido ialuronico o i fattori di crescita. La terapia medica e infiltrativa ha il suo spazio nelle forme iniziali dell'artrosi dell'anca, dove non vi è ancora una grave compromissione dello spazio articolare, vi è ancora la presenza di cartilagine, che è il tessuto che va incontro alla degenerazione. Laddove invece il quadro clinico e radiografico è severo, dove quindi vi è un importante consumo della cartilagine, la testa del femore perde anche la propria anatomicità e non permette quindi più di applicare terapie conservative, è necessario l'intervento di chirurgia protesica. Oggi l'intervento di chirurgia protesica prevede la sostituzione della testa del femore e dell'acetabolo. È possibile effettuarlo con accessi chirurgici conservativi, accessi anteriori, accessi posteriori, che sono quelli che preservano il patrimonio osseo, e questo permette al paziente un rapido recupero funzionale, anche perché oggi, a differenza di quello che avveniva nel passato, il paziente con i programmi di fast track partecipe nel proprio processo di guarigione. Questo comporta già nel ricevere informazioni prima dell'intervento, rapportandosi anche col fisioterapista, con l'ortopedico, che dà tutta una serie di informazioni su come comportarsi nell'immediato post-operatorio, in modo tale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, nel giorno stesso dell'intervento il paziente può essere messo in piedi e deambulare immediatamente, prevedendo quindi un ricovero di 3-4 giorni, e quindi può ritornare a casa oppure proseguire il programma in una struttura riabilitativa. Grazie. Arrivederci.